Amici di Calcio Napoli 24, siamo nel cuore di Napoli con uno dei tifosi internazionali del Napoli, ovvero Di Coprio. Ciao Di Coprio. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ci siamo visti per la prima volta io e te a Castel di Sangro in ritiro l'anno scorso, adesso sei tornato a Napoli per partecipare non solo alla festa Scudetto ma anche al Pizza Village, dove sarai fra gli ospiti e fra i partecipanti del Pizza World Challenge, quindi innanzitutto in bocca al lupo e buona fortuna. Grazie. Però da tifoso napoletano giapponese non posso non chiederti di queste voci continue sui giocatori giapponesi che il Napoli potrebbe acquistare. Si parla di Kamada, Kubo, Ito e tanti altri. De Laurentiis ha detto varie volte proprio ufficialmente che sta per comprare un giocatore giapponese. Innanzitutto ti chiedo quali sono le tue sensazioni in merito e chi prenderesti tu fra questi che ho citato o qualcun altro, e qual è il tuo pensiero in merito, diciamo? Allora, prima di tutto io dovrei dire ai tifosi napoletani, allora l'anno scorso abbiamo preso Kim, in quel momento De Laurentiis non ha detto che avete voluto coreano, capisci? Vuole Kim, ha detto. Allora, in quel momento forse marketing, Kim ha preso tantissimi tifosi coreani e turisti coreani, anche sponsor tantissimi. Laurentiis ha detto vuole un giocatore giapponese e americano, quindi forse io penso che non possiamo prendere i giocatori giapponesi. Quindi dici tu è solo una mossa di marketing? Sì. Però se così non fosse, ma quale giapponese però consiglieresti tu? Proprio, o anche oltre Kamada e tutti gli altri, anche un nome a sorpresa, dimmi tu. Ok, Kubo ha 21 anni, giovane, ancora giovane, ha giocato Barcellona e anche Real Madrid, è veramente bravo, però... Costa. Costa. Allora, io consiglio... si chiama un giocatore giovane, 18-19 anni, si chiama Matsuki Kuryu, è quello mondiale, ha partecipato a quello mondiale Under 20, capitano giapponese, lui è posizione di Zielinski, forse ci vuole il tempo un anno, due anni, però il futuro è come Hamsik. Speriamo che il Napoli possa cogliere questo tuo invito. Giunturi, non lo so, va via, non lo so, ma a chi io mando in merda quello? A De Laurentiis direttamente. Ok, a De Laurentiis, ok, pappone. sa tutti gli epiteti. Dico, però, l'ultima, non sai a chi mandare la mail, anche perché Giuntoli è in forse, Spalletti se n'è andato. Chi vorresti al posto di Spalletti, tu che comunque conosci bene il calcio europeo? Meglio italiano, perché... Per esempio quello di Luis Enrique, quello allenatore, ex allenatore di Bayern Monaco, costa tanto, quindi tanto. Allora sarebbe meglio italiano, no? Beh, vediamo. Mi prometti che l'anno prossimo verrai almeno qualche altra partita in più? Proverai a esserci, anche se è difficilissimo, sei dall'altra parte del mondo, lo so. Speriamo che... Il Napoli verrà in Giappone qualche partita, sì, ho sentito che Napoli verrà in Corea per friend match. Doveva andare, però è saltato, però stavano per farla, quindi sì, hai ragione. Speriamo. Di Coprio, grazie mille e sempre forza. Napoli! Facci! Grazie.